La sofisticata acconciatura è coperta da un velo leggero, mentre le braccia aperte alludono ad una supplica. Nelle catacombe romane dei santi Marcellino e Pietro, in un solo gesto ecco mostrarsi in tutto il suo splendore il seme dell'iconografia cristiana medievale delle Madonne della Misericordia. Nel sottosuolo della capitale l'arte classica anticipa quella sacra. Incorniciata da due arbusti, questa matrona torna ad accogliere pellegrini e visitatori all'interno del cubicolo detto dei due ingressi, ultima tappa di un percorso di restauro compiuto dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, iniziato nel 2012 grazie al generoso contributo della Fondazione Azera Eider Aliyev. Una collaborazione tra culture differenti che vede insieme la Santa Sede e l'Azerbaigian, stato musulmano a maggioranza sciita, impegnati nella conservazione dei tesori dell'arte. Un incontro molto simile a quello che emerge dai numerosi affreschi delle catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, in cui dialogano e si contagiano tradizioni diverse, come sottolinea il presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, il cardinale Gianfranco Ravasi. Si intravede chiaramente una sorta di flusso, di passaggio tra la cultura classica e la cultura cristiana, in modo tale che i grandi simboli della cultura classica vengono ritrascritti anche per il mondo cristiano. Un esempio tra tutti, tra i più suggestivi, è Orfeo, che attira con la cetra le sue anime, che in questo momento col cristianesimo diventa Cristo stesso, che è rappresentato come Orfeo capace di attrarre a sé le anime per farle entrare nell'orizzonte della gloria e della resurrezione. Il recente restauro, i cui risultati sono stati presentati la scorsa settimana al Museo Nazionale Romano, ha liberato da una coltre nera di calcare la raffigurazione di questa matrona orante insieme agli affreschi del IV secolo che impreziosiscono la volta del cubicolo. Con noi Fabrizio Bisconti, sovrintendente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Con il laser siamo riusciti a scoprire la grande immagine di una donna orante, una matrona molto ricca, acconciata alla Costantiniana, quindi il cubicolo è dell'epoca costantiniana, così come è di Costantino il mausoleo che è sopra le catacombe, quello dove è sepolta la madre Elena, intorno il Buon Pastore, il ciclo di Giona, Noè nell'arca, le immagini della salvezza del passato, i paradigmi della salvezza che assicurano alla matrona orante un al di là raggiunto. L'accordo tra Santa Sede e Azerbaigian prosegue con un altro importante progetto di restauro che interesserà le catacombe di San Sebastiano fuori le mura, sull'Appia Antica. Qui non saranno gli affreschi ma i marmi custoditi nel complesso archeologico a ritornare al loro aspetto originario. Si tratta di un gruppo di 13 monumentali sarcofagi, delle centinaia di sarcofagi che sono a San Sebastiano e che erano situate nella Basilica Circiforme, voluta pure da Costantino e costellata di mausolei, colmi di questi sarcofagi che però ora hanno bisogno di molte cure. E l'Azerbaigian anche in questo caso ci sta aiutando con molta generosità.